60 km da Palermo, nel comune di Partinico, oggi andremo alla scoperta di un piccolo borgo dalle grandi sorprese, incluso lui. Borgo Parrini, un incrocio di colori, di bellissime architetture e una bellissima, grandissima energia. Andiamo, tu vieni con noi? Guarda che noi andiamo, eh! Buongiorno a tutti, finalmente siamo arrivati a Borgo Parrini, questo borgo che ormai conoscono in tantissimi, tranne me, e siamo venuti a vedere in effetti cosa spinge la curiosità di tantissime persone che sono arrivati qui da ogni dove della Sicilia e anche fuori dalla Sicilia. In realtà Borgo Parrini, dovete sapere che in dialetto siciliano, per chi non è ancora, non conosce bene la lingua siciliana, Parrino o Parrini sono i preti. In effetti questo borgo prende nome proprio dai preti, i sacerdoti, del noviziato della chiesa del Gesù di Palermo, che avevano qui in un piccolo borgo del comune di Partinico degli appezzamenti di terra, dove qui gestivano la coltivazione di molti terreni. Quindi piano piano, stiamo parlando del XVI secolo, dal 500 al 700, questi sacerdoti, questi Parrini, hanno incrementato la ricchezza economica di questo borgo con la realizzazione di un mulino, delle piccole torri agricole per chi lavorava i terreni e anche ovviamente le loro case. Alcune sono un po' più recenti, sono proprio le case di questo piccolo borgo che erano abitati dai Parrini, dai preti. Da qui appunto il nome Borgo Parrini. Nel Settecento, dunque, questo borgo e le sue campagne erano abbastanza importanti ed è proprio questa importanza che spinge un personaggio storico molto importante conosciuto qui come Duca d'Aumale, ovvero il Duca Philippe Henri, conosciuto qui proprio per il suo moscatello. Lui acquista tutte queste campagne e ne realizza un grandissimo vigneto. Le acquista perché nel 1767 l'ordine dei Gesuiti viene soppresso e le campagne vengono quindi acquistate dal Duca d'Aumale. Il moscatello dello Zucco, proprio in una campagna qui vicino, una grandissima testimonianza architettonica, ne dimostra l'importanza. Un vino esportato soprattutto in Germania e in Francia, di cui i nostri stranieri andavano molto ghiotti, e così la campagna si ripopola ancora una volta di contadini. I contadini qui realizzano le loro case e queste ne sono una parte delle testimonianze. Ma cosa succede purtroppo nel dopoguerra? Intorno agli anni 60-70 Borgo Parrini si spopola. Ovviamente le campagne non rendono più tanto e quello che noi oggi vediamo brillare di colori diventa un immenso borgo di case abbandonate. Thank you.
riposando su questa panchina che ci ricorda un po' la struttura di un bellissimo parco di Barcellona. Molti di voi avranno già visto il Parkway di Barcellona, la cui ispirazione del meraviglioso architetto Antoni Gaudí è stata a sua volta l'ispirazione di un imprenditore. Stiamo parlando di Giuseppe Gaio, una persona molto conosciuta qui nel posto, e ha voluto restaurare, riprendere con il concetto della bellezza che gli appartiene tantissimo, con anche il riciclo di molti materiali come le maioliche, la stessa architettura o la stessa decorazione che Antoni Gaudí ha avuto ai suoi tempi. Ecco perché Borgo Parrini ha suscitato la curiosità di tantissimi visitatori, proprio per lo stile architettonico e decorativo con cui moltissime di queste case sono state decorate e quindi anche restaurate. Grazie al messaggio di pace che una colomba all'ingresso di questo borgo ci ricorda, la pace, l'amore e la bellezza interiore ed esteriore, Giuseppe Gaio è riuscito a realizzare questo piccolo gioiello in mezzo alle campagne palermitane. Borgo di case abbandonate che avevano perso il colore della loro vita riprendono in effetti il colore dell'arte grazie alla passione per l'arte e alle decorazioni di un imprenditore che ne acquista alcune con l'intento di recuperarne la memoria. In che modo? Con dei lavori di restauro che ovviamente sono alla base dell'attrazione di questo borgo. Guardate dove sono seduta, una panchina coloratissima che grazie alla passione, dicevo, di Giuseppe Gaio, questo imprenditore che ha voluto ridare vita, ridare colore, ridare dignità a questo borgo dai suoi ricordi, visto che è un personaggio del posto, ispirandosi dalla bellezza di Antoni Gaudí, che con materiali di riciclo, forme particolari, ha voluto realizzare le grandi decorazioni che stiamo vedendo, ma in effetti non è soltanto una questione di arte, ma qui, e se lo verrete, insomma, riuscirete a vederlo, tutto è contornato da grandissime frasi. Qui il turista o il visitatore di passaggio è accolto da frasi che inneggiano l'amore, la bellezza, la pace, ed è proprio questo spirito che rende attraente questo piccolo borgo. E ovviamente non si può dire tutto su Borgo Parrini. Questo è il motivo per cui da questa scala vi dico arrivederci. Qui vi aspettano tutti e sicuramente ne siamo certi. Verrete qui per apprezzare questa meravigliosa vitalità della gente, dei colori e di tutto quello che ci circonda. Così come il paese vi dice benvenuti, io vi dico arrivederci. Devo guardare qua, va bene, ed è proprio no. Borgo Parrini con la compagnia del nostro nome.
Già sta registrando? La ripresa? No? Non registrava? Sì, ma terribile, brutto. Ok, taglia. In questa... Non so che cosa sto dicendo, ma va bene. Ho messo un sacco di cose. Che forse l'ho detto, di abitarci. Nel 700, Duca.